il momento di stare bene. Non l'aspettavo così, aspettavo così, non lo immaginavo, ma la pace che c'è, ma la pace che c'è, fa sballare anche me, fa sballare anche me. Il mio cuore ora sa, il mio cuore ora sa, volare lontano, volare lontano, con la pace che c'è, con la pace che c'è, sempre dentro di me, sempre dentro di me. C'è, che un momento del caso. C'è, forza canta anche te. C'è, che un momento del caso. C'è, senza ma senza sé. Però tanto lo sai, che la sognavamo, ma quanto è meglio così, ma quanto è meglio così, che se andassi siamo qui, che se andassi siamo qui, con la braccia di Paolo, con la braccia di Paolo, la nel cuore, e la forza del sé, la forza del sé, il creatore che c'è, e il creatore. C'è che un momento del caso. C'è la grazia del cielo. C'è che un momento del caso. Pace, c'è una mamma che te. Signori, a portarci fortuna per il referendum di domenica 22 ottobre è venuto a trovarci da Ravenna il cantautore Jeb con la canzone. Ma com'è che si intitola questo pezzo? Allora, la canzone, il titolo ufficiale è La canzone del C'è. C'è nel senso, chiariamo, c'è C apostrofo accento e con l'accento. C apostrofo E, sì, ma perché qualcuno può dire come? Ma in realtà... Ma no, ci mancherebbe, noi siamo aperti, lo sai, sì, lo so. La Lega è aperta a ogni possibilità, lo so. Soprattutto perché la sinistra comunista, quella che dovrebbe essere l'unica un po' intelligente, purtroppo non esiste più, la cosa ci dispiace, però il sottotitolo è interessante, c'è che è un momento del... È un momento del cazzo, infatti. È un momento canzone, del cazzo, signori, la realtà! Infatti, ma è da un pezzo comunque, è un momento del cazzo. È un momentone. Ma infatti questa canzone si dovrà chiamare così. Poi insieme a un, diciamo, al coautore del testo, la musica è mia, ma il coautore del testo è stato ideato insieme a uno scultore, un mega scultore ravennate, che si chiama Francesco Montelli. Che complimenti, Francesco, complimenti. In arte Montellic, e saluto anche la sua amica Giuse Morando, e hanno ideato questo, lui ha ideato questo, ha avuto quest'idea geniale, secondo me, di unire la pace al momento che viviamo adesso, da un po', questo momento del cazzo, e quindi praticamente è nata questa canzone. È chiaro, una canzone che anche questa, diciamo, è un inno del periodo, che però va avanti in Italia da anni. Signori, cioè questo è un pezzo da suonare, da cantare tutti insieme, ma neanche il nostro Ivan Cardia, che è il cantautore, è vicinissimo a Radio Padania, nel senso che è lontano, lontanissimo, ma ogni 5 minuti compone una canzone, però neanche lui sarebbe mai arrivato a un pezzo del genere. Esatto, chi è che non canta? No, c'è, che è un momento del cazzo. Ma ci sta, signori, ma ci sta. Jeb, signori, ma lo vogliamo tutti questo pezzo, e come al solito quando tutti volete un pezzo non c'è
Perché dove si trova sta canzone? No, al momento ancora, allora sono tre inediti, cantata per noi prima, qui ho detto più libera di Radio Padania c'era, non c'è niente, e ho detto basta, è lì, perché vorrei portarla lì. Io sono fiero, felice di essere qui oggi a portarvi queste novità assolute. Che onore, signori, un momento del cacacam. Fatto sta, signori, che questi artisti, questi cantautori traducono in musica ciò che nessuno ha il coraggio di dire, perché se parli, dicevo prima, un po' fuori dal coro, immediatamente ti additano, non sarai mica con Salvini tu, no? Ma quale Salvini, signori? Qui non è questione di Salvini, no, di destra o di sinistra. Il fatto che io ti